mister, che cosa non ha funzionato oggi, al di là del merito anche dell'avversario, perché anche l'avversario è in campo. Al di là del merito, io preferisco guardare i miei. Abbiamo fatto un buon primo tempo, non è stata concretizzata qualche situazione e ovviamente nel momento finale della partita hai preso l'1-0 e non siamo riusciti poi il secondo tempo ad essere cattivi, incisivi e creare problemi. Loro ovviamente hanno fatto la loro partita, per carità. Superare 7-8 giocatori non è stato facile per noi. Probabilmente abbiamo commesso qualche errore di valutazione delle giocate, qualche situazione che in questo momento del campionato ci può anche stare, però non mi è piaciuto il fatto che non siamo riusciti a creare, ecco, questo sì, e ovviamente va dato merito agli avversari e noi dobbiamo fare il nostro mea culpa e capire dove possiamo fare meglio. Un passo indietro rispetto alla prova di Avezzano, anche sotto il profilo proprio della prestazione, al di là del risultato. Ma la prestazione è stata fatta, perché ai ragazzi non posso rimproverare nulla. Io ho detto prima della partita che se noi entriamo nello spogliatoio e abbiamo dato tutto non possiamo rimproverarci niente. Diciamo che abbiamo provato a dare tutto, però dall'altra parte abbiamo trovato un avversario che ce l'ha impedito ed è venuta fuori, secondo me, forse il secondo tempo, una prestazione meno brillante e meno importante rispetto a quella di domenica.